Allora, io dico questo, da un anno e mezzo a Montecitorio incontro tante delegazioni di cittadini, di donne, di associazioni e anche di imprenditori. Quasi tutti i fine settimana sono nei territori e anche lì incontro chi lo chiede, inclusi gli imprenditori. Adesso, in tutti questi incontri, quando gli imprenditori si lamentano della situazione attuale, non dicono quasi mai, non ho mai sentito qualcuno che insistesse sull'articolo 18. Non è un tema tra i prioritari dell'impresa. Gli imprenditori ti diranno più accesso al credito, non abbiamo accesso al credito, la pubblica amministrazione non ci paga, la burocrazia ci soffoca, troppe tasse, abbiamo bisogno della banda larga, le infrastrutture non ci sostengono. Ma se loro non citano l'articolo 18 come una delle cause, come dire, più cruciali per rilanciare il lavoro, per chi è così essenziale questo articolo 18? Cioè, voglio dire, rischia di diventare un tema pretestuoso che ci porta all'immobilità, alle sabbie mobili, un dibattito pubblico sempre uguale a se stesso. Altri sono i problemi, altri sono i problemi. Bisogna stimolare il lavoro.